Allora, rieccoci, dicevamo insomma che c'è tanto da parlare anche sul nuovo stadio dell'Inter. Abbiamo approfondito quello del Milan a San Donato, trovando anche una situazione già molto avanzata. Sull'Inter invece c'è un pochino più di mistero, no? Si è identificata un'area, ne abbiamo parlato con Riccardo, è stato il primo a marzo, giusto Riccardo? Sì, 9 di marzo. A portarci lì sul territorio, che tra l'altro è anche vicino alla nostra sede, quindi insomma... diciamo che la conosciamo bene come zona, siamo andati ad approfondire un po' la questione con le istituzioni, quindi con il sindaco di Rozzano, Paolo Francesco Bonfanti è andato. Sì, è andato lui, così dopo aver intervistato il sindaco di San Donato in merito al progetto del Milan di costruire il suo stadio là, Francesco si è diretto a Rozzano a intervistare Gianni Ferretti, sindaco appunto di Rozzano, per capire a che punto è il progetto Inter, se ci sono delle interferenze, quanto sia convinta l'Inter o meno, tutte le domande che si sono posti anche gli addetti ai lavori in queste settimane. Si è parlato per esempio dell'ordine pubblico, se Rozzano avesse abbastanza uomini per far fronte a degli avvenimenti così importanti come le partite dell'Inter. Insomma, tanti temi, tante notizie che ci ha dato in esclusiva Gianni Ferretti ai microfoni di Francesco Bonfanti. Ascoltiamo tutto. Signor sindaco, a che punto siamo con la questione stadio Inter a Rozzano? Siamo ancora in quella fase che prevede che l'Inter ci sottoponga un studio di fattibilità. Hanno una prelazione con i proprietari dell'area che scade il 30 di aprile e dentro quella data dovrebbero presentare uno studio di fattibilità, sempre che appunto siano interessati a proseguire nel percorso di costruzione dello stadio a Rozzano. Quali criticità eventualmente presenterebbe? L'area individuata è un'area comunque destinata ad essere edificata, quindi non c'è l'opzione verde. Purtroppo ci sono diritti edificatori che accompagnano quell'area dal 1993, con l'attuale PGT li abbiamo ridotti notevolmente, comunque sufficienti per ospitare uno stadio, e le criticità che sono state messe sul tavolo quando abbiamo incontrato l'Inter sono quelle della viabilità e dei trasporti, che chiaramente dovranno essere rivisti in forza di un'opera così importante. Sia durante la costruzione che dopo ci sarà un indotto notevole per la città. La criticità della viabilità, secondo lei, comunque è una cosa risolvibile? Sì, secondo me è una cosa risolvibile. Ci sono delle arterie già presenti, importanti. Noi abbiamo la tangenziale ovest, la strada statale 35, la Milano-Genova, l'autostrada. L'area è già servita dal capolinea della metropolitana di Assago, per cui diciamo che ci sono strutture importanti e già presenti, però che andranno adeguate, rinforzati sicuramente i trasporti, migliorata la viabilità in diverse situazioni. L'ha stupita di più la leggerezza con cui Milano inizialmente si è lasciata un po' scappare Milan e Inter, o il tentativo di adesso di provare a trattenerle? Allora, sicuramente si è perso del gran tempo, poi io non conosco nei dettagli il perché e il per come. Adesso è chiaro che si cerca di rimediare, magari sono ancora in tempo, e quando mi è stato chiesto ma se lo stadio non dovessero più farlo, ma Rozzano non ha mai avuto lo stadio, anche se non dovesse averlo in futuro non sarebbe un dramma. Una delle osservazioni che ha fatto recentemente Sala è: mi chiedo come Rozzano possa garantire per esempio 100 vigili urbani nei giorni delle partite. Allora, è chiaro che Rozzano oggi ha un corpo di polizia locale che conta 50 agenti e non 15 come erroneamente è stato detto. Se davvero dovesse concretizzarsi la possibilità e quindi la presentazione del progetto per la costruzione dello stadio a Rozzano, ci sapremo organizzare anche, perché no, assumendo noi direttamente o facendo convenzioni con i comuni limitrofi. Ci sono molti stadi in Italia che ospitano magari realtà più piccole che ricevono le grandi squadre italiane e che si organizzano di conseguenza. Ecco, per quanto la riguarda, che atteggiamento ha recepito da parte dell'Inter circa la volontà di costruirsi il nuovo stadio qui? Allora, a me sembrano seriamente intenzionati a proseguire nel percorso, però poi come voi, come tutti, leggo e ascolto,
e mi sono convinto che Milano non sia ancora fuori dai giochi, ma giustamente. Secondo me, ma è una mia opinione, le due società stanno valutando i tempi per fare la prima partita campionato 28-29 nello stadio nuovo. Bisognerà capire chi sarà capace di garantire questi tempi. Lo stadio Rozzano dell'Inter si farà? Io me lo auguro perché ritengo che sia una grande opportunità. Come comune, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo accolto anche in approvazione di PGT un'osservazione fatta dalla proprietà per inserire la parola stadio nelle possibili costruzioni, quindi noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso, calcisticamente parlando, la palla è all'Inter. Allora, beh, intanto bravo Francesco Bonfanti, bravo anche Vincenzo Doddis che ha girato le immagini, bella intervista questa al sindaco Ferretti di Rozzano. Riccardo, io qui passo subito la palla a te perché tu conosci molto bene la realtà, insomma, della zona, no? Sei stato, come dicevamo, il primo a portarci proprio lì. So anche che sei entrato in possesso di una foto, sì, che no, quella sera famosa ci ha dato il via, essendo della zona e cresciuto in una... Ecco, qui ce la spieghi questa foto che stiamo questa vedendo? Questa è praticamente l'area che nel PGT del comune, quella che diceva prima il sindaco, è stata individuata come zona per l'edificazione dello stadio, facilmente identificabile perché della zona, perché si ha come riferimento la tangenziale di Milano. Questa è un'area edificabile che poi, andando a vedere nei parametri tecnici, ha la possibilità di costruire lo stadio perché è adibita ad aree pubbliche di servizio pubblico, è un'area di 214.000 metri quadrati, quindi assolutamente compatibile. Aggiungo un'altra cosa che magari passa magari più sotto banco, ma in realtà è importante. Per quanto riguarda la viabilità che diceva il sindaco di Rozzano, ci sarà un problema in più, perché l'eventuale raccordo che dalle tangenziali dovrà arrivare allo stadio è di competenza del comune di Assago, perché andremo a toccare anche il comune di Assago come viabilità e quindi ci sarà da organizzarsi in materia. Ci sono due aspetti, a differenza di quello del Milan dove dicevi che tu c'è un lavoro più avanzato, qui c'è una deadline che è il 30 aprile. Noi sappiamo benissimo che l'area privata è un'area privata, quindi i privati possono fare quello che vogliono se hanno un PGT certificato, e si sono dati questo termine del 30 aprile. Il 30 aprile non è messo lì a caso perché c'è un altro piccolissimo problema. A giugno a Rozzano ci saranno le elezioni per la giunta, quindi oggi parla Ferretti, domani magari potrebbe parla un altro sindaco che magari, certo, non è d'accordo. Ci sono un po' di movimenti nel comune di Rozzano perché ad esempio sta montando molto il fronte del no per la storia solita delle aree verdi, eccetera eccetera. C'è l'opposizione che sta facendo un pochettino come cavallo di battaglia questa cosa, però ripeto, oggi c'è quest'area e c'è questa deadline del 30 aprile dove evidentemente l'Inter si sta dando da fare. So che sono stati più volte in comune, c'è la volontà appunto di fare questa cosa, perché comunque hanno capito che i tempi, perché non si tratta tanto di dire vado via da Milano, i tempi tecnico-calcistici economici non consentono più a Inter di Milan di avere una struttura come San Siro, che oggi è una tutela a perdere, perché Inter e Milan pagano un affitto per stare a San Siro. Perché in questo momento, ecco, non è di proprietà. Una domanda. Guarda, mi dai un minuto così torniamo. Io volevo capire se considerate oramai chiusa la partita di San Siro nella fattispecie per l'Inter. Perché, va bene, parlavamo fuori onda, ma anch'io ho questa sensazione, non certezza. Poi anche i tempi sono abbastanza stretti. Che non è che l'Inter mi sembra stia cavalcando tantissimo. Cioè, più il Milan mi sembra più deciso, no? Ma sì, perché là ha un accordo con la proprietà del terreno a San Donato e mi sembra una cosa avviata sostanzialmente. Anche qui c'è un preaccordo. Anche qui c'è un preaccordo con la proprietà del terreno, eh? Hanno parlato con la proprietà del terreno. Non accordo, ma legata ad una deadline. La deadline è per capire la fattibilità, perché chiaramente quando muovi determinate pedine devi essere sicuro che comunque tutto vada a dama, no? Sì, come però si la dice. Domanda finale di Bonfanti al sindaco era: si farà lo stadio Rozzano? Si farà lo stadio, ma la risposta me lo auguro, è me lo auguro. No, però, però attenzione, ha detto una cosa di male. Il comune ha fatto tutto quello che andava fatto. Cioè, no, ma il comune sì, lo no, vuole. Ma io dico, il comune ha certificato il fatto che l'Inter ha chiamato
Federico Bertone, ha detto: tu sei il proprietario di quell'area, ti va di parlarne? E quello ha detto di sì. Adesso sì, ma dico, è meno avanti in questo momento del Milan con San Donato. Io questo non lo so se meno avanti. E la mia domanda era, da quello che capite, da quello che si può capire, c'è la possibilità che venga ripresa in mano la pratica San Siro? Oppure ad oggi, no? Ad oggi è dura, anche se non posso escludere che ci sia una strategia di mercato, no? Come si dice, io metto paura, faccio dei passi, poi piuttosto che lasciare lo Milan va via. Cioè, perché mi pare che il comune adesso sia molto meno Sala, sia molto meno borrioso, molto meno. Secondo me. Cioè, sia un po' lì che sta cercando di recuperare terreno. Perché no? Secondo me ha capito che il Milan lo sta perdendo. Al di là poi del vincolo. No, ma del il rischio è che il Milan lo sta perdendo e l'Inter potrebbe perderlo. Il problema è cosa succede a San Siro se Inter e Milan vanno Bravo. Via. Ma perché, secondo me il Milan è nell'ordine di Dedi e l'Inter non è ancora al 100%. Perché il Milan, da quando è arrivato Red Bull, è uscito dall'idea di fare uno stadio in due, lo vuole da solo, questo ha fatto sì che si accelerasse. Adesso cercavo le parole di Antonello, che tra l'altro però qui, a differenza del Milan, abbiamo il 30 aprile, però cioè... Antonello dice San Siro è in una posizione strategica, ma l'opzione ora è in stand by per la questione vincolo del secondo anello. È fondamentale. Quindi tra le righe sta dicendo, se si sblocca quello, noi vogliamo stare a San Siro. Il problema è se la sbloccano, ma la burocrazia in Italia è di una lunghezza. L'Inter, cioè adesso o l'Inter, vabbè, capito, ma anche non fare c'è lo stadio nuovo. Non hai più tempo di aspettare, stiamo già parlando, attenzione, stiamo già parlando, il sindaco l'ha detto, stagione calcistica 2028-29. Sì. Quindi stiamo già parlando di 5 anni, di 6 anni di lavori, quindi non possono più aspettare. Il vincolo può essere abbattuto domani, certo, ma vi ricordo che uno stadio con tanto di prefabbricato, piccolo, grande, l'aveva fatto Berlusconi all'ex Portello. Sì, certo, un progetto. Cioè, poi ci fu lì tutta una rivoluzione del quartiere, lo so perché vivo a ridosso. Nel mondo dello spettacolo. Ci fu proprio in mezzo alla, era in viale Scarampo quello, dove c'era la vecchia spettacolo. Noi ci abbiamo messo 25 anni per capire che l'ex palazzetto dello sport, quello che c'era in Piazza Axo, non poteva essere ricostruito. Ricordi il palazzetto? No, però questa è una questione che secondo me. Questo è la burocrazia, dice, va bene. Io sono disposto a. Però seguo il ragionamento, perché anche il Palalido, quello di Armani, è andato 10 anni in ritardo sulle costruzioni. Sì, cioè, in Italia qualsiasi cosa tu inizi a fare. Io ti posso dire, io rimango a San Siro. Quanto tempo ci vuole? E anni, e uno va via. Però la risposta tu già ce la stai dando tra le righe, cioè il Milan ha già detto noi andiamo lì. Invece l'Inter sta dicendo se ci sistemate quella questione. E io volevo dare quella fotografia, il Milan è fuori. Secondo me però si capisce che l'Inter è stuzzicato da questa cosa di San Siro, nel caso in cui. Poi è ovvio che i tempi sono biblici, però sono pure biblici per fare lo stadio. Anche il in mano, secondo me, fatemi sentire anche Massimo, che tra l'altro conosce molto bene Giorgio Armani, quindi non so se hai avuto poi modo di parlare con lui di quel palazzetto dei 10 anni di ritardo, la burocrazia italiana. Però una cosa è sicura, tu hai avuto anche modo di visitare lo stadio del Tottenham, me lo raccontavi una delle ultime volte che eravamo in trasmissione insieme. Due grandi club come Milan e Inter, se vogliono fare il salto, hanno bisogno di quelle strutture lì. Ma guarda, anche lo stesso stadio del Chelsea, quando era entrato Abramovic, è stato rifatto tutto. Era stato chiamato proprio Giorgio Armani a rifare con Armani Casa tutti gli skybox, con all'interno le cucine, poltrone, eccetera, eccetera. Quindi aveva cercato di fare un accordo con Giorgio Armani per lo stadio del Chelsea. Lo stadio del Tottenham sono stato 2 volte ed è un qualcosa di stupendo, perché è veramente, entri proprio veramente, ti senti proprio in un qualcosa di straordinario. Non sembra neanche uno stadio di calcio, ti accorgi che è uno stadio di calcio perché guardi il campo e poi vedi i giocatori, altrimenti ti sembra, non so, di stare in America, di stare in queste strutture gigantesche, moderne, con tutti i comfort, anche nei posti tra virgolette peggiori. Per San Siro
ti dico, mi dispiace tantissimo. Io poi abito proprio veramente, io dalla mia camera da letto e dal mio living di casa mi affaccio e vedo proprio lo stadio, perché sono proprio a 100 metri in linea d'aria. Poi io, sai, San Siro sono affezionatissimo, non solo perché ho giocato contro Inter e Milan, ma anche perché ci ho venduto le bibite quando avevo 12 anni. E quindi per me è un pezzo di cuore. Eri come Di Maio, come Gigino Di Maio, lui molto meglio, perché avevo 12 anni, non ne avevo 20 o 21, e quando sono entrato potevano entrare a vendere le bibite solo i ragazzi che avevano compiuto i 16 anni. Mio padre ha firmato una manleva affinché io potessi entrare, e mia madre, mi ricordo che mi accorciò la camicetta Amaro 18 Isolabella, perché mi arrivava oltre le mani. Però ti dico la verità, in 2 anni che sono andato, poi peraltro mi ero messo a piangere, perché io vendevo Amaro, Grappa Cogna, Cicche, Caramelle, Noccioline, Amari. Questo era lo slogan. Te lo ricordi ancora a memoria? Sì, Caffè Borghetti. Certo. Dopo. Ti dico il Caffè Borghetti dopo. E ti dico una cosa, che siccome ero piccolino, nel senso avevo un'età per cui non ero assicurato eccetera, il vecchio signor Cipolletti, che aveva sotto la tribuna la distribuzione di tutta la merce, non mi voleva dare il vetro perché aveva paura che mi facessi male, e io mi sono messo, facendo un po' di finta, mi sono messo a piangere seduto per terra con la cassettina vicino, perché erano cominciato a venire un po' di caldo, quindi io Amaro, Grappa Cogna non vedevo più niente. E quindi lui mi ha guardato, mi ha detto: bagai, dai, ciappa sul vetro, prendi sul vetro. E io tutto contento, come se avessi vinto la Coppa dei Campioni. Begli aneddoti, bella aneddoto. Oran soda, lemon soda, abbiamo lemon soda. Bella aneddoto. Vabbè, insomma, vedi che poi però costava anche queste cose qui costavano anche relativamente poco. Sì. Ragazzi, io devo andare in pubblicità, voglio sentire Ezio però. Ma io prima ho sentito parlare di romanticismo. Io che arrivo da Torino, vedere uno stadio come quello di San Siro, che per me è sempre stato lo stadio, no? Perché era più bello del comunale di Torino, non parliamo poi delle Alpi era orribile. Pensare che due squadre come Inter e Milan possano non utilizzare quell'impianto lì, ma soprattutto che ad oggi, dopo che il Sassuolo, il Frosinone, l'Atalanta, l'Udinese, la Juventus ha lo stadio di proprietà, le due squadre di Milano, sto parlando di Milano, non ce l'abbiano ancora, è qualcosa di assurdo. Io ho sentito, non lo so, poi voi siete gli esperti, che praticamente poteva anche essere una forzatura, adesso una provocazione, dire andiamo via da Milano per far sì che qualcosa si sblocchi e che le due società restino nella città di Milano. Perché non sarebbe bello. Poi, per carità, prima parlavamo di cambiamenti, tutto può cambiare. Parlavamo di problematiche sul San Siro. No, ma la sensazione. Ma, sì, ma il cambiamento può esistere. C'è, cioè, anche Barcellona ha buttato giù il Camp Nou, ma ha ricostruito un nuovo Camp Nou. Cioè, nel senso, calcistica milanese. Però il Barcellona aveva un altro impianto da poter usare per 2-3 anni. Esatto. Questo è un problema. Certo. Comunque, dove giochi? Però, per fare cultura milanese, lo stadio è Giuseppe Meazza in San Siro. Sì. Perché tanti tutti dicono il San Siro. Vai a Bria ormai nella denominazione comune. Però è vero, quello del campo neutro è un problema. Cioè. Sì, no, perché poi tu hai due squadre, non è una sola, che allora potresti trovare, come dice Rudy, Monza, che peraltro non avrebbe la capienza. Però diciamo, facciamo più finta, vicino. Monza, ma ho capito, ma due squadre come fai a alternare? Non è possibile. È molto, ma poi molto complicato. E poi c'è il Monza. Andiamo che in pubblicità, è ragazzi. Al rientro Marotta che accende Juventus Inter. E insomma, un po' come fanno in questi casi i tifosi scaramantici, butta dall'altra parte la palla dello scudetto, eh? E voi favoriti, caro Morina. Allora, rieccoci, le parole di Marotta, torno da Paolo Marcello. Marotta che in qualche modo accende Juventus Inter, anche perché si ritorna a quella vecchia diatriba, no?
chi è favorito per lo scudetto. Inter e Juve si stanno rimbalzando questa palla dall'inizio dell'anno. Ieri è toccato a Marotta, Paolo. Sì, ieri è toccato a Marotta. Allora, diciamo che di fatto io credo che solo Marotta dia la Juventus come favorita per lo scudetto. In tanti abbiamo sottolineato il fatto come la Juve senza coppe sicuramente abbia un grande favore nel riposo e nella preparazione in vista di una partita. Da qui a dire che sia favorita per lo scudetto si è spinto solo Marotta, che in questa clip ci spiega anche il perché del suo pensiero. L'ascoltiamo. Intanto la partita con la Juve, come ben si sa, rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Ora siamo in una fase interlocutoria del campionato, della stagione, non credo che sia determinante il risultato da una parte o dall'altra di domenica. Dico invece che la Juventus è favorita a gioco medio-lungo, perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, dà la possibilità comunque di avere meno stress agonistico e quindi sulla carta meno infortuni, e di conseguenza un vantaggio c'è. Certo che partecipare invece d'altro canto a manifestazioni come la Champions hanno comunque anche il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori. Dobbiamo competere per raggiungere dei risultati importanti, l'abbiamo fatto l'anno scorso, cerchiamo di rifarlo quest'anno, è uno degli obiettivi, non nascondiamolo, è la conquista della seconda stella. Torno da Paolo, sì, perché sì, volevo fare una precisazione. Rettifichiamo, giustamente mi ricordavi, ed è verissimo, anche Stefano Pioli ha dittato la Juventus come favorita per questa Serie A, e quindi niente, nostro Ezio è accerchiato ufficialmente. Sei accerchiato, Ezio, sei il favorito per Marotta, condividi l'analisi. Marotta ha detto, non avendo le coppe hanno tutta la settimana per pianificare, questo è un vantaggio. Guarda, io spero veramente che da uomo esperto di calcio quale Beppe Marotta abbia ragione, cioè io sarei contentissimo se a maggio vediamo qua e io posso festeggiare insieme a tutti quanti voi. Scusate, non si farà trovare adesso. Però tutti quanti voi è un parolone, cioè magari noi non festeggiamo, festeggi tu, nel senso noi ti guardiamo, sì, l'importante è che ti diverta tu, esatto. Allora vorrei festeggiare anche da solo, me ne frego. E spero... Però se vince lo scudetto ti radi. Va bene, però io onestamente lo dico da mesi e mesi, contro la squadra vice campione d'Europa a testa alta la vedo dura quest'anno, in campionato. Guarda che testa alta arriva da voi. Ah, da noi arriva. Certo. Cioè noi eravamo i pirla che perdevano le finali, voi perdete la finale, medaglione vice campione d'Europa. Che medaglione vice campione d'Europa? Non dire falsità. Quali avete il trofeo del triplete che non esiste. Vabbè, ma no, no. Cioè tutte cose che vi inventate voi. Perché ti chiedono un parere sulla Juve favorita dello scudetto e tu debordi? Io debordo perché purtroppo sembra il Titanic, devo misurarmi con la squadra vice campione d'Europa. No, e quindi in questo momento, visto che io ma non perché? Lo so, provo a riportarsi. Da questo io non sono bloccato da questo loop da tifosi in cui siete finito. No. Secondo me Marotta è incoerente, perché è il primo che vuole lo scudetto, è il primo che vuole la seconda stella, ed è il primo che si incazza col suo allenatore se perde terreno. Cosa ha fatto l'anno scorso? Imputandogli uno scudetto perso l'anno prima e facendo uscire cose che contribuivano al massacro mediatico di Simone Inzaghi. Sì, sì, gli ha puntato il dito in pubblico, questo ecco, è un dato di fatto. E poi è stato ammesso anche. Quindi... cioè non è credibile, nel senso che lui è ovvio che lo fa strategicamente, perché secondo me poi è una roba puerile. Ma io difatti Paolo l'ho messo sul ridere, ho detto spero che abbia ragione. No, ma volevo andare di là del vostro ticchettino, no? Ma mi perché sennò facevate un tiki-taka che non ne usciva più. Era un ping pong, sì, sì, no, però contro, ci sta che muretto, sai, no? A tennis i pallonetti di 4 metri che c'è la gente. No, ma io lo capisco. No, tu hai acceso la miccia. Cioè, negli ultimi 12-13 anni ho uno scudetto. Però da sta gente, da sti dirigenti, ti aspetteresti magari qualcosa. Maneggia soldi, che si crede anche importante, no? Marotta non solo,
Ma cioè, è quello che manca, è il salto culturale. Ma fanno i giochettini da ragazzini da bar. Cioè, cosa gliene frega alla Juve o viceversa all'Inter? Sì, ma il calcio, hai ragione, ma il calcio da sempre scarica barile. Sì, ma se lo fai al bar, lo fanno la pancia dei tifosi, lo fanno la pancia dei tifosi, la scaramanzia. Ma quando si parla della rosa della Juventus, dici è inferiore rispetto ad altre. Sì. Dici perché chiaramente è lì da vedere, perché non ha fatto mercato quest'anno. Esatto. E ha preso solo Weah, che tra l'altro non gioca mai. Non gioca. Ma voglio dire, però è chiaro che se la Juve vince o pareggia e mantiene la distanza, la Juve ha le stesse possibilità dell'Inter di vincere il campionato. Ma lo dico io, però io non ho un ruolo. Ma se lo dice uno come Marotta, fa ridere. Cioè uno che ambisce, perché forse l'ha anche un po' dichiarato, diventare un giorno presidente della Federcalcio al posto del tuo amico Gravina, che sta ancora a fare sti giochetti da tifoso. Vabbè, l'ha fatti tutti, però, cioè io non Paolo. Me li aspetto da sti dirigenti. L'ha fatti tutti. Lo fanno. Io ho visto Sacchi dopo un 3-0. Così fanno tutti, 3-0, dire la partita Massimo, finita, ma ha senso dire che la Juve è favorita? Cioè arrivare a spingersi così tanto? No, perché infatti l'ha detto Non trovo il senso. Marotta a me piace tantissimo, una dirigente esperto, però sono d'accordo con Paolo su questa cosa, fa uno scivolone gigantesco, perché non c'è nessun tipo di necessità di andare contro il pronostico di tutti quanti, cioè tutti, ma non tutti noi che stiamo qui in televisione, tutti anche gli addetti ai lavori che sento e che dicono che insomma l'Inter è la più forte, ma anche perché è la più completa, ha un organico più completo, ha giocatori, tanti giocatori di alto livello in più reparti, e quindi mi sembra logico darle, oltretutto è vice campione d'Europa e non solo, secondo me ha azzeccato anche quelli che sono stati i giocatori che sembravano dei punti di domanda, come per esempio Thuram, e sono cresciuti anche i giocatori che aveva lì. Io per esempio lunedì in nazionale ho visto un Di Marco e un Barella in grande spolvero, secondo me in quella mezz'ora primo tempo in cui l'Italia ha secondo me meritato e meritava, secondo me i due dell'Inter insieme ad Acerbi, che teneva un giocatore non facile da tenere, hanno giocato benissimo, quindi non, però non vedo perché, io sono d'accordo con Paolo, non vedo perché dire mi sembra, cioè un conto è Lidl, e Lidl ogni volta che c'era una partita anche contro l'ultima in classifica ti veniva a dire sono fortissimi, giocano benissimo, centravanti più bravo del mondo. Massimo, però era ma sono allenatori, no? Questo... Massimo, sì, scusami. No, ma poi era Lidl. Sono allenatori. No, ma sono d'accordo con te, Paolo. Ma un dirigente. Ma cosa un doveva dirigente, dire? No, sono d'accordo. Un dirigente che ha l'allure di uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che vuole fare presidente del calcio e fa ancora sti giochini. Scusatemi, cosa doveva da bambino dire? Dell'asilo. Cosa voglio doveva dire secondo voi? Ma sì, no, siamo favoriti noi, vinciamo lo scudetto. Doveva dire così? No, vabbè, ma non è anche dire che è favorita la Juve. Vabbè, ma è un giochino delle parti, da quando seguo il calcio. Ma il giochino lo facciamo io ma e no, te. Ma dai, ma ci sta. Allegri Pioli è d'agosto. Ma gli allenatori hanno un altro ruolo, io sto parlando. Cosa doveva dire? Non rispondo a questa domanda. Scusami, io chiedevo un salto culturale e di modalità, perché stiamo parlando di dirigenti nelle cui mani è il calcio italiano, in crisi, che piange perché forse gli tolgono il decreto crescita, che quasi sviene se non chiude il contratto televisivo, che sta trovando il modo di recuperare la nuova generazione del calcio, e poi sembrano i dirigenti del Borgo Rosso Football quando Club. Quando Galliani aveva in mano il calcio, per il Borgo Rosso. Hai mai sentito dire quest'anno diciamo il campionato? Non è che devi difendere Marotta perché è un dirigente. No, ma chi se ne frega di Galliani? No, se lo diceva Galliani, dicevo la stessa cosa. No, ma sto dicendo che non faccio il tifoso. Ma no, ma l'ho io detto non sto Marotta, lo dico di Marotta. Siccome Massimo ha detto Galliani, siccome Massimo ha detto scivolone clamoroso, non mi sembra. Cioè, ha detto una cosa. L'unica cosa condivisibile, secondo me, è il fatto che senza le coppe
magari ci sono meno infortuni, c'è un po' meno stanchezza. Ma no, ma perché lui poi rompe le scatole al suo allenatore, pretende avrebbe la potuto seconda dire, stella. Avrebbe potuto dire, i nostri obiettivi sono quelli comunque di raggiungere lo scudetto, la Juve rimane favorita. Cioè, ma Rudy, è la stessa cosa. È la stessa da un amministratore delegato. Non è mai cosa dice aspetto, come lo dice. È un salto culturale. Tu ti aspetti che lui non scenda, diciamo, sul terreno del... Se tu senti la D... di una multinazionale, di una arrivo, in Massimo, borsa, di una roba del genere, non è che parla come al bar o come i suoi dipendenti o come la sua segretaria. C'ha un profilo e tratta argomenti diversi. Noi abbiamo dei dirigenti che fanno ridere quando fanno queste dichiarazioni, fanno ridere, non mi danno fiducia. Il calcio italiano è in mano a sta gente qua, Massimo? Hai capito? No, ma io dico, io un conto poteva dirlo all'inizio, dove la Juventus c'erano ancora dei giocatori avidi e arruolati, c'era Pogba con un punto di domanda, però era lì, Fagioli era ancora all'interno della rosa, tu puoi avere una tua idea e va bene, perché non abbiamo visto la Juve, non abbiamo visto l'Inter ancora, poi passano le giornate e uno si fa un'idea, scusami Riccardo, cioè io dico, forse ho esagerato a dire scivolone, dico semplicemente quello che sposo e copio in collo quello che ha detto Paolo, cioè un dirigente di alto livello non si perde in queste robe da bar. Robe da bar non significa non dire quello che, ma non è quello che pensa lui dentro di sé, lo sa che l'Inter è favorita, però fa questo giochino che ribadisco, come ha detto Paolo, che mi sembra il giochino del bar. Oh, attenzione, sì. Guarda che io Marotta per me è un buonissimo dirigente, però su queste cose qua veramente ti fa capire che, insomma, come ha detto Paolo, siamo ancora indietro. Cioè, alla fine, no? Alla fine, su piani diversi, abbiamo sentito un dirigente di calcio, in verità un proprietario, De Laurentiis, che dice che la nazionale ruba. Questo su un altro sono piani diversi, ovviamente, però non hanno il profilo, tu dici, la professionalità di gente a cui io farei amministrare, ma non dico l'azienda calcio, il mio condominio, hai capito? Secondo me non mi fiderei, devo fermare, ragazzi, scusate, mi riprendiamo da qui. Chiamasse Marotta, anche perché Marotta, non scherzi, se Marotta ci sta ascoltando, no, vuole detto che c'è il telefono, è ovviamente il benvenuto. Tra l'altro abbiamo un altro passaggio di Marotta in cui parla del mercato e di Lautaro Martinez, a tra poco. Di voler essere con noi ancora per tanto tempo, è un giocatore su cui puntiamo per il presente e per il futuro e quindi siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto, la cosa sia molto facile. Allora, qui sfrutto subito Paolo Bargigia, dice la verità Marotta, a gennaio non succederà nulla, l'Inter è già completa così, perché si era parlato, se non sbaglio, di un attaccante, no? Sì, si era parlato di un ritorno su Taremi, sì. Però poi c'è stato il recupero di Arnautovic, Sanchez bene o male, e poi comunque non è una cosa fattibile Taremi, perché comunque poi magari ne parleremo abbinato a un'altra squadra, perché comunque un giocatore che va in scadenza quest'estate ha delle offerte importanti, sicuramente non ha una razza, una logica che un giocatore a 6 mesi dalla scadenza si trasferisca in una squadra, dovrebbe allungare il contratto con l'attuale squadra, eccetera eccetera. E se vogliamo dire una cosa in prospettiva, secondo me, dove si capisce qualcosa sul futuro dell'Inter per l'estate, sono molto attenti alla ricerca di una mezzala per preparare anche il dopo Mkhitaryan. Nella fattispecie un'ipotesi potrebbe essere quella di Zielinski a parametro zero, oppure un investimento sempre in quel ruolo su Colpani del Monza. Beh, ecco, so. per esempio, questa è una cosa che si può dire dell'Inter, però su gennaio penso che questa volta Marotta abbia ragione, tutto sommato. E sul rinnovo di Lautaro? Arrivo subito, Riccardo, allora, per completare il quadro. Sul rinnovo di Lautaro credo che poi arriveranno ad una quadra, però io l'ho già detto una volta, mi sospettiscono le dichiarazioni così frequenti dell'agente di Lautaro e a volte del giocatore a domanda, cioè come se avessero fretta loro di rinnovare il contratto, ma secondo me in questo momento ha un po' più fretta Lautaro dell'Inter, contratto che tra l'altro scade nel 2026, insomma non è una cosa imminente, tra l'altro
Tra l'altro Lautaro è già il giocatore più pagato della rosa dell'Inter, no? Appena dopo via Lukaku, con Çalhanoğlu. Sì, è andato via Lukaku, sì. Ecco, forse magari lui non vuole essere il più pagato con Çalhanoğlu, lui vuole essere il più pagato... Sì, no, ma voglio dire, però è chiaro che secondo me anche questi rinvii, è chiaro che sarà, se sarà, sarà un rinnovo complesso ovviamente, no? Per le cifre, per le cose. Però secondo me l'Inter in questo momento è evidente, è in altre faccende un po' occupato, cioè c'è la storia del debito che scade da rifinanziare, cioè andare a trattare un giocatore quando tu non sai quale sarà il futuro della società, anche nella più ottimistica previsione, secondo me non sono i tempi per l'Inter per arrivare al rinnovo. Ecco, mi stupisce un po' la fretta di Lautaro, perché comunque un giocatore che ha mercato così così, vabbè, sarà tanto innamorato dell'Inter, questo è ovvio. Però boh, un po' non è che magari tra le righe ne parlano troppo, esatto, questo sollecitare anche che, un po' come c'è da dire, dire che glielo chiedono quasi tutte le partite ormai a lui, cosa. Sì, ma Camagno, il suo procuratore, a meno che sia come dire, ah, noi abbiamo sempre voluto, noi volevamo. Tra l'altro Camagno ha anche detto, se dovesse arrivare un'offerta, beh, la valuteremo, e lì entriamo nella frase fatta, nel senso che se arrivano 130 milioni, 100 milioni e danno 10 a lui, che fai? Oggi vabbè, è chiaro, ma non solo all'Inter, tutti i club in Italia vendono i giocatori, dicendo, come ha fatto però il Milan secondo me, se posso andare un attimo contro a Paolo che è il maestro, secondo me, qualcosa a destra l'Inter valuterà, secondo me, per gennaio, perché Cuadrado non riprende e oggi di fatto hai solo Dumfries nell'ambito o Darmian adattato, che è più adattato, perché nell'ambito delle 60 partite che si spera di giocare c'è questa questione, cioè è vero, adesso hai fuori Bastoni, fuori Pavard, sul breve non la senti, ma quando vai a gennaio che giochi 9 partite in un mese, però teoricamente a gennaio ce li hai entrambi, ma meno così dovrebbe che, essere. Visto che Paolo ha sollevato la questione, ma è una squadra che pensa al mercato, che a maggio deve ancora restituire ancora, c'è ancora, deve restituire un debito di 400 milioni. Ma vanno in parallelo le cose, non è che una esclude l'altra, no? Non falliamo. Ma io no, non mi preoccupo, io pongo una domanda. Ma perché ti preoccupi? Ti ho appena detto che non mi preoccupo. Ti sto facendo una domanda alla quale non abbiamo una proprietà rispondere. Che ogni anno rifinanzia. Non l'abbiamo, no. Come non ce l'hanno tante altre. Non l'abbiamo. E quindi, visto che tu comunque hai un però avete un debito di 400 esatto. milioni, che riguarda. Fra sei mesi... No, beh, sei non meno, è così. Sono 350, non è una cosa del genere. No, non spariamo cifra. Il prestito con gli interessi è diventato 340, 350, è 200 milioni, il resto è della famiglia Zhang, non è un debito dell'Inter. Io l'ho preso da Calcio e Finanza. No, leggi bene Calcio e Finanza. È vero che c'è questa situazione, ma è anche vero che se Zhang non lo pagasse entrerebbe Oktri, cioè non è che allora non è che c'è questo fondo. Debito non mi sembra come che è successo il Milan esattamente pongo, a maggio pongo sarebbe... una domanda pongo hai una la domanda? Coda di paglia devi subito ed no, io la coda di paglia non ma ce l'ho, ma sei sicuro tu che dici delle cose non vere default, tu stai dicendo come fa a fare non avete debito no tu dici 400 milioni di debito oltre 350 milioni di euro, ok, poi come fa l'Inter a fare mercato che ha 400 milioni di debito? Non è vero, no. L'Inter può fare mercato benissimo. Va bene. Sì, perché no. Le due cose sono scisse. C'è un conto il bilancio del club, un altro è un prestito che ha offerto la proprietà. A maggio non rifinanzi, entra Oktri. A quel punto come entrato... lo faceva due minuti Elio. Fa, eravamo tutti a posto. Mi fate sentire anche Brambati, Massimo. Tu che idea ti sei fatto, per esempio, sul. Ma sai che se fai una domanda così e dei dirigenti non rispondono così accalorati. Bravo. Sembra che il prestito l'han preso preso l'han preso usato il prestito. No, però sai, noi passiamo da siete falliti ai favoriti numero uno per lo scudetto. No, io non ho mai usato il termine falliti. Eventualmente falliscono loro, Fusato, non è che ma fallisci no, tu. No, certo, ma adesso è chiaro che fallisce Zhang. No, ma certo, però sentissi dire 400 milioni di euro, come fai a fare il mercato? No, ho capito, la cosa ti ha scaldato. Perché ci sono delle... Volevo sentire Massimo su Lautaro. Tu, insomma, che il mercato lo frequenti da tanti anni, cosa pensi? Che veramente la... Ma che portarsi... No, allora, è curiosa la spiegazione che ha dato Paolo, che comunque sa le cose e percepisce il mercato ormai da tantissimi anni. E ha queste sensazioni, il fatto che, come dicevi tu, Paolo, sembra quasi che ha più fretta il giocatore a rinnovare. Forse c'è anche
una situazione per cui sembra così tanto lontano il 2026, ma per un giocatore come Lautaro portarsi a casa diciamo così una scadenza più, più lontana, per come sta andando il giocatore, io lo farei. È certo che qui mi viene un dubbio e mi appoggio alla base di quello che ha detto Paolo prima, ma è il giocatore forse che vuole assaggiare un po' tramite il procuratore quelle che sono le intenzioni dell'Inter, anche di solidità può essere, economica, oppure l'Inter sta prendendo diciamo così tempo perché magari non è così convinta o non ha le basi per poter dire io oggi non mi posso portare a casa un contratto che scade nel 2028 per altri motivi, cioè mi sembra un qualcosa, perché altrimenti si sarebbero seduti, l'avrebbero già, diciamo così, almeno l'avrebbero, certo, avrebbero messo le basi per definire, no? Sì, sì, no, secondo me sono due le cose, sono due le cose. L'Inter in questo momento non ha la priorità di un rinnovo, non che non lo potrebbe fare, ma non ha la priorità in questo momento. E Lautaro, ci sta che un giocatore abbia magari fretta un po' di avere delle garanzie, ma potrebbe essere anche strategia comunque nello stanare l'Inter di fronte anche all'opinione pubblica, un domani se non dovesse arrivare al rinnovo o dovessero metterlo sul mercato o dovessero venderlo, lui l'ha chiesto, cioè come dire, ma noi abbiamo sempre detto che volevamo rinnovare, volevamo restare, sono stati restare. Loro che non ci hanno esatto. Dato quello che chiedevamo. Secondo me è un gioco delle parti in questo momento, Rudy, ecco. Che dici? Io faccio un passo indietro di fronte a loro che ne sanno sicuramente più di me, ma concordo con quello che è stato detto. Sicuramente è un po' così, è un balletto, no? Che si fa e ci può stare. Entrambi hanno degli interessi comuni ma anche diversi e quindi cercano di muoversi così. Prendono tempo finché uno dei due non si stuferà. Andiamo in pubblicità e al rientro analizziamo anche la partita dal punto di vista tecnico, soprattutto in casa Juve, perché la Juve ha dei giocatori in dubbio e cerchiamo di capire chi recupera, chi invece rischia di non esserci, insomma, che Juve vedremo domenica sera contro l'Inter. Allora, rieccoci, possiamo voltare pagina e passare al titolo che riguarda la Juventus, perché è una Juventus sicuramente un po' in emergenza, quella che prepara la sfida con l'Inter, un'emergenza Paolo Marcello, soprattutto a centrocampo, no? Sì, sì, perché è una Juve che in difesa ormai ha sopperito, no? Con Gatti, Bremer e Rugani ha trovato una quadra davanti a un grande Szczęsny, un tiro a partita difficile da prendere, un tiro parato spesso e volentieri. Adesso è a centrocampo che soffermano le difficoltà della Juventus, perché? Perché Weah si è fermato, difficilmente avrebbe fatto il titolare, però insomma una risorsa in più. Weah non sarà della partita, difficilmente sarà della partita Locatelli, probabilmente lo sarà invece Miretti, che sta soffrendo di una lombalgia e che Allegri dovrebbe, usiamo il condizionale, recuperare per questa sfida. Andiamo a vedere quindi come potrebbe essere ad oggi la formazione della Juventus che affronterà l'Inter, una formazione sicuramente rivisitata, perché Rabiot in quel ruolo non l'abbiamo mai visto e dovrebbe essere questa la scelta di Allegri, che qualora recuperasse Miretti preferisce mettere il giovane Miretti sul centro-sinistra, Kostic a sinistra, McKennie e Cambiaso che potrebbero, ascoltavo poco fa Paolo, anche scambiarsi il ruolo, con McKennie a farsi tutta la fascia, McKennie quinto di destra e Cambiaso mezzala. Ken favorito su Vlahovic, e questa se l'avessimo detto un mese fa probabilmente ci avreste guardato tutti sbalorditi, ma ad oggi è questa la notizia e tra poco sono curioso anche, Fede te lo dico, di sentire Ezio a riguardo. E la difesa, la retroguardia confermatissima. Sentiamolo subito allora, perché ti... Insomma, ormai Ken è diventato il titolare della Juve. Parto dalla difesa, così cambio discorso. Ho sentito dire che la difesa l'abbiamo quadrata. Avete subito perché, un gol sì, in sette perché partite. Rugani in effetti sta facendo molto bene. Però io di un giocatore come Danilo non mi priverei mai e poi mai, perché lo dico sempre, secondo me Danilo è la colonna portante della difesa. Più di Bremer. Cioè Danilo è importante perché poi è anche quello che se deve impostare parte lo sa fare. Fare tutti gli esperimenti che ho visto adesso, tipo Rabiot
centrale davanti alla difesa non l'ha mai fatto. È la vera grande novità di questa partita. Centrale davanti alla difesa, regista. Cambiaso ho sentito dire mezzala. Sì. Non l'ha mai fatto. Facciamo queste cose nella partita più importante dell'anno. Però d'altronde ti mancano Fagioli e Pogba, no? E lo sappiamo, ti manca anche Locatelli. E quindi qualcosa ti devi inventare. Però datemi atto che è una formazione estremamente sperimentale. Sì. Perché qua mettendo le mani avanti? No. Però contro la corazzata vice campione d'Europa, cosa faccio? Posso aggiungere, ragazzi, tra le tante cose che uno juventino poteva sperare è che Lautaro mettesse sulle gambe tanti minuti. E invece ieri con il Brasile, invece Marotta ha telefonato. È entrato al 78esimo minuto col Brasile. La prima partita non l'aveva giocata. Quindi, fresco. Per carità, il viaggio se l'è fatto, però. Però a livello di minutaggio, diciamo che ha riposato. Massimo, che dici di questa Juve un po' sperimentale, anche se insomma obbligata ad esserlo? Non è un colpo di Allegri e deve fare così, ma è incerottata già da un po' di tempo, perché qui nessuno parla per esempio di due giocatori che sono Alessandro e De Sciglio, che sono comunque contemplati nella rosa, due che ormai non ci saranno più fino alla fine dell'anno, come Pogba e Fagioli, che rappresentavano comunque una risorsa, come a me mi è piaciuto l'aggettivo che ha usato per UEA Marcello, perché poi tu quando hai la possibilità di inserire dei giocatori dalla panchina, e invece guarda caso con il Cagliari difficilmente un allenatore non va a pizzicare la panchina in tutte le cinque gli elementi, e invece Allegri ne ha fatti entrare tre con il Cagliari, perché probabilmente ha guardato quelli che c'erano seduti e ha pensato bene di tenere quelli che c'erano dentro. Se non sbaglio, poi Locatelli ha pure finito la partita con la costola rotta. Sì, è il motivo per cui sì. Massimo, scusa, sul fatto prossima. Di Locatelli. Massimo, scusa un attimo. Volevo solo aggiungerti una cosa. Scusami, sì, no, nell'argomento che stavamo trattando, per correggere Ezio, perché Cambiaso non è vero che non ha mai fatto la mezzala. A Firenze è entrato nel secondo tempo al posto di Miretti a fare la mezzala. Allora avevo capito. Vedi, cioè, ha fatto 100 partite da terzino. Vabbè, chi è che giochi? Giochi tu mezzala. Aspetta, ci torniamo. Sta finendo però, Massimo. No, io finisco per dire che io non sono però così convinto che Locatelli non sarà della partita. Perché io sono convinto che con un tipo di infortunio del genere, oggi come oggi, con un antidolorifico, con una situazione di protezione con cui puoi giocare. Io ho avuto questo problema. Io ho avuto il problema sia alla spalla, e ho giocato con la spalla praticamente con una lesione, e anche con una piccola incrinazione della costola. Logico che devi fare l'antidolorifico, è logico che magari negli ultimi 10 minuti della gara cominci a sentire dolore, che poi sentirai molto più intenso nei giorni dopo. Però non è un infortunio che secondo me preclude completamente, dipende molto dal giocatore, perché dipende dal dolore. Se tu hai una costola incrinata ma non hai tutto questo dolore, e il dolore che hai viene tra virgolette un po' calmierato da un eventuale antidolorifico, secondo me puoi giocare tranquillamente. Però Massimo non si sta allenando, e io ho sentito che ad oggi no si sta allenando, non fa tutto il lavoro. Lo so, ma è così. Cioè, l'allenamento però, per chi ha la costola incrinata è questo. Io oggi non è che puoi fargli fare la partita. Dico, io oggi non ho raccolto grande ottimismo, però da qui a domenica sera. Però voglio dire, ma non mi sembra tre giorni e mezzo, sì, diciamo ancora. Ma non mi sembra un allarme. Anzi, se Rabiot fa il play, cioè stiamo parlando di Rabiot, di un campione. Scusa, ti interrompo. Vabbè. È un conto, però, che poi, quando ti giri in panchina, non dico che ti si fa male, ma Rabiot c'ha fuori la lingua, devi mettere dentro uno e c'hai Nucolussi Caviglia. Dai, sì. Siamo onesti. Vabbè, ho capito, se devo pesare le due formazioni e devo pesare i due organici, ah no, beh, ovvio. Quando si gira,
Non è che stai giocando contro il Cesena, sì, che gioca in sì, Lega però, Pro. Però Massimo, volevo cioè la mia era una risposta a Ezio, non a te. Cioè volevo adesso dire vengo da Ezio, anche se anche se ci fosse stato Locatelli, pesi le due rose e dici c'è un gap pazzesco. Cioè, beh, però c'hai un effettivo in più. Sì, c'hai sì, qualcuno sì. In più, c'hai una risorsa in più. Certo. Anche UEA, anche Danilo. Sono delle risorse esatto, no, più, ma è che ovvio. Uno si può giocare no, durante no, ma, la partita. Ma l'ho detto prima. Prendo atto che non te la prendi con Massimo, giustamente. No, ma neanche ma con... te la prendi no, con me. Ma giustamente. No, però dico, tu Ezio sei scandalizzato da ste probabili scelte di Allegri, no? Rabiot play ma e, e Cambiaso Mezzala. Non sceglie, ma sono sai, forzato. Esatto, ma poi lui l'ha già fatto in altre occasioni, lui preferisce sì, far fare a McKennie il quinto, sì, è vero. Sì. Perché anche, sì. Soprattutto con l'Inter che è devastante sugli esterni, McKennie è Di uno Marco, che ha gamba, no, però, Marco, è uno che ha lotta, non è uno mi dire che si ferma. Cambiaso con la Fiorentina l'ha già fatto. Eh beh, perché l'ha fatto una partita su 100 che ha giocato. Sì, ho terzino. Capito, ma non è che va a fare il portiere, da quinto fa poi, la mezzala. Scusate, poi apro un'altra parentesi, scusate, un'altra piccola parentesi, qui mi devo dare anch'io, diciamo così, cospargere il capo di cenere perché l'avevo criticato, e invece devo sinceramente fare i complimenti a Rugani. Sì. Che ha inanellato una serie di partite buonissime perché è uscito anche come migliore in campo e noi qui insomma l'abbiamo un po' maltrattato senza mai pensare che è uno che comunque ha vinto 5 scudetti nella Juve o 4-5 adesso non ricordo e ha partecipato anche alla finale di Champions League contro il Real Madrid, quindi anche questo è secondo me un coniglio tirato fuori dal cilindro da parte dell'allenatore che è riuscito a mantenere intatta la forza di questo ragazzo che non ha praticamente mai giocato e quando è stato chiamato, questo è un merito che va suddiviso secondo me tra giocatore 70% e allenatore 30%. Ma io difatti ho fatto i complimenti velocissimo, ho fatto i complimenti alla professionalità di Rugani. Sì, si è fatto che, trovare pronto. Che quando l'è stato chiamato perché io, come diceva Massimo, ero uno di quelli che quando sentivo parlare di Rugani mi venivano i brividi perché dovevo pensare di vederlo al centro della difesa della Juventus. No, comunque dopo dico la soluzione la dico dopo. Adesso è evidente che sulla carta potrebbe addirittura non esserci partita. Però è chiaro che... No, aspetta, ma qual è la soluzione? No, la soluzione è il modulo CQC, che è la patente per guidare gli autobus. La patente per gli autobus è la D. No, che diventa CQC quando è per trasporto di persone pubbliche. Ah. Tu ti metti quella patente lì davanti, sì, e vedrai che pari lo porterà. Come abbiamo fatto lo scorso anno. Una bella pulmanata una davanti bella pulmanata alla porta. Come abbiamo fatto lo scorso anno e il pareggio l'abbiamo portato a casa o sbaglio? Sì, sì, che abbiamo ci siamo vinto. Mangiati, ci siamo mangiati panettoni, ci siamo mangiati panettoni, Pandoro. Bravi. E fate pure, cioè, vero. È colpa l'anno nostra. Scorso 2-2, poi in Coppa Italia invece è passata l'Inter. Sì. Tra l'altro, ecco, un assist qui mi arriva da Morina. Morina mi ha detto, io dico la verità, non ho ancora visto, ma Morina dice di avere in mano una foto esclusiva sul nuovo stadio dell'Inter. Cioè, ve la faremo vedere prima della fine, prima della fine della puntata. Confermi Ezio, ce l'hai? Hai le tue gole profonde. Vabbè. Due minuti, noi andiamo in pubblicità. Se domani rientro... dicono che l'Inter fa le giostre e prende il calcio in culo. Cioè, uguale. A rientro, ragazzi, mettetevi all'ascolto. Colpo insomma, di scena. Chiamate i vostri amici che ancora non lo stanno facendo perché ci sono notizie di mercato importanti. Cominciamo a fare un po' un giro sul mercato di Juve e poi successivamente anche Milan, le due società che hanno più bisogno in questo momento. A tra poco. No.